Visto che non ho fatto video sull'ultima partita della nazionale, perché comunque non l'ho vista, che ero troppo stanco quindi sono andato a letto, ho visto questa notizia e mi sono detto: perché non faccio un video? Ve l'ho chiesto a voi su Instagram e voi praticamente mi avete detto: sì, va bene, fallo. Quindi eccomi qua a parlare di Pellissier, una bandiera del Chievo Verona, per chi non lo conoscesse, che ora praticamente, da quello che ho capito qualche giorno fa, qualche mese fa, sta praticamente rifondando il Chievo e quindi per ora sta facendo tutto di nuovo la scalata, che dice che se la nazionale prende i giocatori da Sassuolo c'è qualcosa che non quadra. Beh, cioè secondo me, cioè io subito all'inizio ho preso questa notizia da quello che ha detto Pellissier, come per dire che i giocatori di Sassuolo sono scarsi, però pian piano che passava il tempo ho capito che non era proprio un attacco al Sassuolo, ma era diciamo un attacco alle big, perché diciamo non prendono giocatori forti italiani e quindi che comunque li devono lasciare a squadre un pochettino più scarse, mettiamolo così, anche se il Sassuolo non è scarso, visto che ogni anno vogliamo o non vogliamo cercano sempre di andare in Europa, poi per un motivo o per un altro non ci riusciamo, e invece diciamo che le big sono puntualmente in Champions League, che si gioca il campionato eccetera, quindi secondo me è questo il vero significato delle parole di Pellissier. Poi è vero che comunque se lo dice Pellissier è un conto, se lo dico io che non sono nessuno è tutto un altro, questo bisogna dirlo, quindi diciamo che un po' ha fatto scolpore perché l'ha detto Pellissier e non è che proprio l'ha detto il primo che capita. Poi è vero che comunque gli anni passati è veramente successo così, cioè che la maggior parte dei giocatori convocati in nazionale erano nelle big, poi comunque ora si è un po' capovolta tutta la situazione, cioè almeno fino ad ora siamo la seconda squadra con più giocatori in nazionale dopo il Napoli, quindi cioè, per il Sassuolo è un grande orgoglio per questo. Però forse questa statistica dovrebbe fare un po' svegliare almeno le big italiane, che forse devono puntare di più sui giovani italiani e di più comunque sui giocatori forti italiani. Questo bisogna anche ammetterlo. Poi è vero che comunque bisogna avere tempo, bisogna avere pazienza, bisogna avere un po' di tutto, e forse è proprio questo quello che manca al club big forte. Invece squadre come il Sassuolo, che hanno leggermente più di pazienza, forse la possono crescere meglio, e dopo si fa la fine che si è visto ora. E poi ci sono queste persone che dicono, queste persone importanti che dicono che se si prende il giocatore del Sassuolo c'è qualcosa che non quadra. Quindi diciamo che noi tifosi non dobbiamo prendere questa notizia come è un attacco al Sassuolo. No, non è un attacco al Sassuolo, anzi forse è completamente l'opposto. Quindi bisogna un attimino sempre analizzare quello che si legge, analizzare quello che leggiamo tutti i giorni. Questo sì, è anche un po' analizzare quello che dicono le persone. Quindi, per
Per me vuol dire questo, che praticamente i club più importanti non hanno pazienza con i giovani, mentre i club meno importanti, mettiamolo così, hanno leggermente più di pazienza e poi vanno a finire direttamente in nazionale, roba così. Se poi in più mettiamo che in molti comunque pensano che il Sassuolo sia ben di giocatori a caro prezzo e dopo comunque rimangono là e poi comunque vanno in nazionale anche per questo motivo qua. Quindi, cioè, forse è proprio questo è il problema, che noi siamo la seconda squadra con più nazionali italiane in questo momento. Se poi in più pensiamo che la prossima convocazione forse ci sarà anche Frattesi e poi quindi quelli visti in questa pausa, cioè Scamacca, Raspadori, Berardi e Ferrari, se ci aggiungiamo anche Davide Frattesi, cioè incomincio a essere davvero tanti. Poi è vero che comunque Ferrari è stato convocato perché è stato infortunato Chiellini. Scamacca è stato convocato perché si è infortunato Immobile. Quindi diciamo che sono stati un po' subentranti, però sono comunque stati convocati. Quindi bisogna sempre dire queste cose. Quindi ora vedremo la prossima convocazione quali giocatori il Sassuolo convocherà, perché ormai credo che fisso c'è Berardi e Raspadori. Anche se giocano male, abbiamo visto che loro due ci saranno al 100%, a meno che non si infortuni. E qua io qua mi gratto ovunque, tocco ferro, roba così, visto che sono due ottimi giocatori. Quindi ottimo, super giocatore per Sassuolo. Quindi ora vedremo la prossima convocazione quale giocatore Sassuolo ci sarà. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi di questa dichiarazione di Pellissier. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video, sempre e comunque forza Sassuolo. Anche se parlano del Sassuolo, anche se sembra che parlano del Sassuolo, sempre forza Sassuolo, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!